Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Prima della diretta si è scatenato l'inferno nella casa del Grande Fratello. Antonella Fiordelisi si è scatenata in giardino, che succede? Antonella Fiordelisi è piombata al centro delle polemiche per ciò che ha combinato poche ore fa. Scopriamo insieme che cosa è successo nella casa, anzi nel giardino del Grande Fratello VIP, a pochi passi dalla nuova puntata. Gli animi sono già caldissimi perché la nuova puntata in diretta sarà fra poche ore. Alfonso Signorini ha preparato come sempre un grande spettacolo e finalmente stasera dovrebbero entrare anche nuovi vipponi per rinfoltire il cast. Tra i concorrenti più discussi nelle ultime ore c'è sicuramente Antonella Fiordelisi. La campionessa di scherma si sta distinguendo parecchio all'interno del reality per il suo carattere forte. La sua love story con Edoardo Donnamaria poi sta contribuendo a generare una serie di commenti e grande affetto da parte del pubblico. Ma Antonella è anche una mina vagante, pronta ad esplodere e ad accendere grandi scontri, non ci credo. Vediamo insieme che cosa è successo e quali potrebbero essere le conseguenze in puntata. Antonella Fiordelisi finisce nei guai, quell'aereo senza senso. Sopra la casa del Grande Fratello costruita a Cinecittà è volato un aereo molto particolare. Il pubblico ha deciso di dedicare una frase ad Antonella e Antonino che ha fatto al sobbalzare Edoardo. Questo è aereo ovviamente ha scatenato Antonella Fiordelisi che tra risate e battutine, non ha compreso il disagio di Edoardo, ma che cavolo stanno vedendo a casa? Questo è stato il commento di Donnamaria che è legato alla Fiordelisi, molto più di quanto lo sia Spinalvese. Invece il pubblico a casa ci vede benissimo, perché sono in tantissimi a sostenere che Antonella sia in realtà coinvolta da Antonino e che stia unicamente prendendo in giro Edoardo. Stavolta a Donnamaria è squillato probabilmente un campanello in testa, ma oltre ad aumentare la rivalità contro Antonino, il GFino è di nuovo su di giri e Antonella è nei guai. Stasera Signorini vorrà affrontare la questione e soffierà sulle braci di un fuoco di gelosia pronto a riaccendersi. Cosa accadrà? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.